La pagherà! Vieni a me! Quanto pare siamo finiti nel nuovo trailer degli Avengers. Per la mia vita! Ti prego, esaudisci il mio desiderio! Riportami lui! E va bene, tanto il film esce il 24 aprile. Grazie per la tua vita. Ed ora è il momento di divertirsi. Sono morto dopo 3 minuti di anime. Per poi reincarnarmi in uno slime. Ed eccoci qua, con Shizu che si è recata al castello per un'emergenza. Sconfiggere il diavolo è tornato in questo mondo. Benvenuta al castello di Filfufufu, domatrice delle fiamme esplosive. Ehi, Shizu, come va? Oh, c'è il ministro. I nostri eroi sono morti tutti e sono stati mangiati. Ed ora dovete battere questo diavolo. Veste Prada? Fu sigillato da Ortus, ma non sappiamo come cazzo ha fatto e quindi... arrangiatevi. Sì, certo, come no. Abbiamo bisogno di tutti voi. Col cazzo! Taci. Sappiamo che il suo prossimo obiettivo sono i vestiti di Prada nei sotterranei. E lui li vorrà recuperare. Oh, la domatrice delle fiamme. Se ha così tanta forza, forse non è un comune diavolo, ma un arcidiavolo. Quindi forse ha un nome. No, non ha un nome. E allora come ha fatto a battere gli eroi? Perché ci tengono prigionieri? Basta, questo è troppo, me ne vado! Prima di accusarmi, guardate questo cornuto. Vi abbiamo chiusi qui dentro perché tra di voi potrebbero esserci dei diavoli come lui. Così ci volete trattenere per questo sospetto. Okawa Ikoto, siete stati voi ad evocare quel diavolo. Con che cazzo credi di parlare? Tu vorresti uccidere tutti i presenti per trovare il diavolo. Esattamente. Il mio nome è Shizu, qual è il tuo? Chiamami pure Nero. Non credi sia razzista? Sono la dominatrice delle fiamme, coglione. Ti farò divertire un po'. Chi sei tu? Dico, che cazzo te ne frega? Niente male per essere una donna. Quindi il diavolo è sessista? Non si è fatto niente! In verità un po' di malino mi sono fatto. Ma ora facciamola finita. Cosa? Quella maschera è eterna. Ma chi se l'aspettava? Soprattutto da una donna. Per ora mi fermo qui. Che sessista! Una volta lo chiesi a Leon. Gli chiesi dei demoni chiamati progenitori. Sono 3. Bianco Blanche, Rosso Rouge, Nero Noir. Non può essere lui. Cosa ci starebbe qua a fare un nero? Non è mica lampe... Signorina, il re la sta aspettando. In qualità di re di questo paese la ringrazio per il suo sacrificio. Ma che cazzo dici? Vogliamo sacrificarti ora che possiamo. Il mio nome è Ortus. Quindi non aveva sigillato nessun diavolo. Lo era lui stesso. E Veste Prada. E governo anche su questa nazione. Ci volevi sacrificare tutti, puttanella. Quel diavolo era piuttosto scarsino. Piuttosto, quella maschera che porti è famosa. Starebbe meglio a me. Ti mangerò e prenderò i tuoi poteri. Sei contenta? Basta cazzate. Puttanate. Ma se sei stanca morta per il combattimento, credi davvero di potermi battere? Non ti lascerò scappare, perché io sono un arcidiavolo. Il
Il popolo mi ha dato un nome e sono diventato come lui, l'essere che regna sovrano su tutti. Se vado fuori controllo forse riuscirò a batterlo. Non ci siamo. Non puoi morire con della feccia simile. Dopo la dominatrice delle fiamme toccherà a te morire. Credi davvero di essere in grado di sconfiggere un arcidiavolo? Per essere un sottoposto di rosso fai proprio schifo. E così coprirono la morte del re e del ministro accusando Nero, che fu poi ucciso da Shizu. O così dicono i manoscritti. Non pensavo che avrei rivisto quella maschera. Quello slime. È proprio un simpatico slime di quartiere. E così si formarono le basi per l'incontro tra Limur e Nero. Limur in futuro evocherà Nero. E lo chiamerà Diablo. Esto es mucho español!